Benvenuti in Islanda. Sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda! È vicino a Padova l'Islanda! Come dici, Mad? Ma chi porterebbe il fumetto alle fiere del fumetto? No, infatti, cioè, ma chi? Pazzo? Pazzo? Tu sei un pazzo? Scatenato, furioso. Scatenato? Allora ti pagherò il giusto tributo a fine giornata. Oh no! Oh no! Ma nelle stories? Nelle stories, allora non apriremo Instagram, okay. Attenzione. Querele per diffamazione. Voglio vedere, dici, ma dov'è che l'hanno buttato? Ciao bro. Ciao bro. Ma oggi è una giornata di tributi? Non lo so, vediamo come va lo spruzzo. Vediamo come va. Ma oggi giornata di Dad Adventure con il maestro Leonardo Berghella che scherza. Finalmente ho la mia copia di Dada e adesso ce la facciamo schiacciare dal maestro. Molto bene. Sarà uno? Da video? Da video, un video. Ah, okay. Ecco il maestro che disegna Richard Benson sul primo volume di Dada che esclama la celebre legge: la vita è il nemico. Mai legge fu più vera di questa. Capolavoro. Grazie al supporto di Michele Mari e di Popix abbiamo speso un sacco di soldi. Anche per oggi siamo a posto. Benissimo. Adesso ci avviamo verso la conferenza del nostro Michele Nazionale e vediamo cosa ci combina. Bene, allora Michele Mari sta per fare un acquisto di spessore. Possiamo dire di spessore. Cosa sta per acquistare Michele Mari? Compra le mie palle. Ottimo. E non hai bevuto. Ma questo cosa fa la prossima volta? Che tanto? Maurizio ha detto che mi farà uno sconto memorabile. Sì, no, cosa mi dici? Sconto per acquistare le mie palle. Tu vuoi le mie palle? Acquisto le mie palle. No, tu devi dire che vuoi le mie palle. Voglio le mie palle. Vabbè, 20 euro di 40, vai. Le mie palle per 20 euro. 20 euro, mi va via in questo modo. Le mie palle per 20 euro. 10 euro palla. 10 euro palla, cioè più rotondi di così. Palle economiche. Posso dire che ti invidio quasi? Ti invidio per aver preso delle palle a 20 euro? Michele Mari, attendiamo una video recensione a questo punto. Ci lavoreremo sulle mie palle. Io ho sempre voluto un collo da birra. Saluti. Ciao bro. Michele Mari, sei contento di aver comprato le mie palle oggi? Suca bro. Eccolo! Bene, allora, ci siamo visti la fiera, cosa, ce ne fregavamo un cazzo, abbiamo speso i nostri soldi, adesso siamo qua a fare aperitivo tutti insieme, è arrivata la Laura, è arrivato il maestro, è arrivato Ivanissimo, qui dietro abbiamo palle del business, il Berghella l'abbiamo perso, lo ritroveremo dopo, e dopo andiamo a cena. E poi andiamo a fanculo. Laura, cosa abbiamo appena fatto? Prenotato la casa di Lucca. La casa micidiale con la jacuzzi. Quante tette che si vedono, mi dissocio! Che le mani, abbiamo abbandonato il pub dove abbiamo fatto aperitivo tecnico-tattico e adesso... E adesso procediamo, siamo in attesa del nostro tavolo per il ramen. Rame, mangiamo. Andiamo a rubare il rame? Mangiamo il rame. Sulla ferrovia, rame. Molto bene. Comincia ad arrivare un po' di mangiare. Verdure. Poi capiamo. Che bontà. Io sto facendo un video per il mio nuovo canale sul cibo. Ah, e i video registrati a Capodanno dove sono finiti? Arriveranno sul nuovo canale sul cibo. Ah, questo è un raviolo. Abbiamo dei takoyaki con sopra il katsubushi. Katsubushi. Ma il katsubushi è di Napoli anche, l'hanno inventato a Napoli o? Mime, come si dice? Katsubushi. Come? Katsubushi. Dei ravioli verdi.
Il maestro arrivato il ramen micidiale. Com'è Popix? Spettacolare, spaventoso. Poi lo spinacio. Dove stiamo andando, maestro? Al bar da Iosei. Ah, là? Non si vede, c'è il colonnato davanti. Cosa vuol dire, maestro, bar degli Iosei? Il bar degli uccelli. Ah, quali uccelli, maestro? Questi qua. Ah! Spaventoso. Esatto. Maestro, io le porgo i miei saluti. È stato un piacere passare la serata con lui. Spaventoso. Spaventoso è la signorina che si sta avvicinando. Si vede poco, per fortuna, perché ha lo sguardo troppo minaccioso. E adesso tributo. Domattina per gli acquisti. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonasera, amici. Io e l'amica col motorino acceso vi salutiamo dicendovi che sono arrivato a casa e che vorrei ringraziare tutti i partecipanti alla giornata di oggi per essere venuti in fiera o dopo, ma soprattutto vorrei ringraziare il mio amico Popix che mi ha assistito e dato supporto, soprattutto mentre ho dovuto aspettare il carro attrezzi perché la mia macchina non partiva. Che bella serata. Buonanotte e buone botte. Eccoci qua, amici. Domenica mattina, dopo una nottata travagliata, come vi ho spiegato nella clip precedente, ma siamo sopravvissuti, siamo arrivati a casa e ecco qua che vi mostro il succo di questa fiera, ecco che vi mostro gli acquisti che ho fatto ieri al B-Comics di Padova, in provincia di Islanda. Quindi partiamo subito con Full Metal Alchemist numero 18, l'ultimo che mi mancava per completare la collezione, è quello controllato con le pagine giuste e quindi abbiamo chiuso anche questo capitolo. Planet Manga, saluti e omaggi. Dopodiché ho cominciato a recuperare la nuova edizione di Shaman King Flowers che mi mancava, è una storia che non ho ancora letto. Ho letto tutto il primo Shaman King, di cui ho la Perfect Edition sulla mensola, e adesso incomincerò a recuperare anche questo. Mi sarebbe piaciuto averlo in una versione Kanzevan per fare pandan con la Perfect di Shaman King, però prendiamo questa che comunque è curata molto bene, molto bellino, e ce lo leggiamo anche questo. Poi, su caldo consiglio del mio amico Curoteo e anche di Michele Mari, che era di fianco a me, ho preso Sanpei, che me ne hanno parlato benissimo, sembra quasi, non lo so, un meme per via della canzone dei Gem Boy che mi ha accompagnato nell'adolescenza. Sanpei, Sanpei, pescatore grandi orecchie sventola. Però se ha tutto questo, se è così famoso a livello mondiale, vuol dire che è un fumetto che merita veramente tanto. In più l'edizione è incredibile, un lavoro cartotecnico devastante, spaventoso, e quindi è bello averla anche solo per una questione collezionistica. Passiamo all'ultimo acquisto, più importante di tutti, il cofanetto di Dad Adventure, nuova edizione di edizione BD dei fratelli Leonardo Berghella e Alessandro Starace. Cofanetto acquistato e primo volume sketchato da Leo in fiera, come potete vedere, come vi sto per mostrare. Gli ho chiesto una cosa molto particolare e Leo mi ha schiacciato il maestro Richard Benson. La vita è il nemico! Che è stato una grande fonte di ispirazione per questo manga, che ha numerose citazioni all'interno di questo manga. Ma al di là di questo, io vi consiglio tantissimo questo fumetto dei ragazzi che hanno fatto un lavoro della Madonna. È una storia veramente molto bella, veramente molto appassionante, e sono sicuro che vi possa piacere. Leggete Dada Adventure. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video, che per oggi è finito. Direi che probabilmente potrebbe ricominciare ad arrivare qualcosa sul canale anche riguardo alla cucina, qualcosa che avevo girato molto tempo fa, ma la prossima tappa importante, a fine aprile, signori, si va al Napoli Comic Con. Il weekend del Napoli Comic Con sarà un weekend intenso, ma noi saremo pronti. Quindi io vi ringrazio ancora
i saluti. Ciao bro, buonanotte e buone botte. Baci stellari. Fanno uguale. Prendo il primo perché. Ehi! Spaventoso! Bici di Alan!